Allora, fatti doverosi ringraziamenti, parliamo del libro e dei suoi contenuti. Per farlo invito qui Elisa Salvini, attrice teatrale, che mi aiuterà nell'esporli recitando alcuni testi. Vi annuncio subito che i contenuti di questo libro non riguardano il tempo in cui viviamo. Non riguardano le infinite problematiche sociali, politiche, storiche, i diritti, i doveri. Insomma, non riguardano l'ordinamento e il funzionamento della nostra società. Essi riguardano ciò che viene prima, riguardano la nostra interiorità, quella più profonda, e il rapporto che essa ha con tutto ciò che sta fuori, in una parola, con il nostro destino. Con una bella espressione, il filosofo Plotino, nel secondo secolo d.C., afferma che noi, all'atto del nascere, veniamo gettati nello spazio e nel tempo, dentro questo mondo sconosciuto, strano, che suscita stupore, meraviglia, ma anche incute timore, perfino terrore e angoscia quando veniamo a contatto con le sue leggi dure e impietose. Ed è il rapporto unico e personale che noi abbiamo con il nostro destino, vuole parlare questo libro. La forma letteraria è il dramma teatrale. Il libro si compone di sei drammi teatrali, concatenati tra di loro sia dagli accadimenti, dalle vicende che vi si svolgono, sia soprattutto dai contenuti. Io amo definirlo una via verso sapienza, dove per sapienza non si intende un bagaglio di sapere, sia pure filosofico, teologico, scientifico, ma si intende lo svelamento del proprio essere, il fare luce, il renderci consapevoli delle profonde forze universali che ci animano e che ci hanno gettato e adesso ci sostengono, ci tengono fissi. Fisse qui, attimo dopo attimo, dentro questo mondo. I sei drammi sono accompagnati da 15 componimenti, che io chiamo grandi liriche, che rappresentano delle vere e proprie vie del fuoco, dove il protagonista, sempre uno dei ragazzi presenti nei drammi, combatte la sua battaglia per la conoscenza, affrontando di volta in volta tutti i grandi temi dell'esistenza, dal dolore alla morte, alla violenza del vivere, alla schiavitù del vivere, alla solitudine, ritrovando poi sempre la gioia, l'armonia profonda, la pienezza. L'ambientazione dei drammi è la Grecia straordinaria del V secolo avanti Cristo. E il primo dramma, Eraclito, contiene proprio dei riferimenti storici riguardo alla vita di uno dei primissimi filosofi e sapienti, Eraclito di Efeso. Riferimenti come quello che lui giocasse con i ragazzi, con i fanciulli sui lastricati del tempio, senza più curarsi del destino della città. Oppure che il suo amico e legislatore Ermodoro fosse scacciato dalla città di Efeso, mandato in esilio, e altri riferimenti ancora. Eraclito
E devo dire che l'immagine dell'anziano sapiente che gioca coi fanciulli sui lastricati di un tempio greco è stata quella che più mi ha colpito e ha fatto nascere in me l'idea di un dramma su Eraclito. Pensando anche ad un altro fanciullo, quello di uno dei frammenti eraclitei che ci sono stati tramandati. Questo. Il tempo eterno è un fanciullo che gioca muovendo i pezzi sulla scacchiera. Di un fanciullo è il regno. Il mondo in cui viviamo è, secondo Eraclito, il regno di un fanciullo che gioca, che sposta, mischia le parti del cosmo, noi, come pezzi sulla scacchiera. E tutto fa accadere in forma di gioco, inconsapevole e senza finalità. Forse per questo in tutti i drammi i protagonisti sono dei ragazzi. Forse essi vogliono essere quel fanciullo eracliteo che si fa personaggio, che tenta di parlare, di vivere come uomo. Come sono giunto io a questo modo di espressione, il dramma teatrale e la grande lirica? Attraverso il mio unico ispiratore, il poeta tedesco Friedrich Hölderlin, un poeta ignorato dai grandi uomini del suo tempo, e parliamo di Goethe, di Schiller, di Hegel. Ma perché lui? Perché lui è riuscito a far emergere il senso del divino dalla natura con una bellezza ed una forza poetica incomparabili, ispirandosi anch'egli alla sapienza greca antica, a quella parola, a quel linguaggio folgorante che svela. Grazie a lui, dunque, io scopro il modo adatto ad esprimere ciò che preme dentro, che preme per trovare sbocco e parola. L'arte è questo, dare forma e significato alle più profonde e spesso sconosciute tensioni emotive. Tutto ciò che era dentro di me, la tensione, il mistero, l'enigma, e la risposta che io ho dato ad essi, adesso è diventata parola. È dentro questo libro. I contenuti sono dunque sapienziali. Cercano di portarci sulla via della sapienza. E per farlo prendono come base il pensiero dei sapienti che si è manifestato nella storia, di cui abbiamo testimonianza e che è sempre lì a sfidarci dalle sue altezze vertiginose. Vi sono tre periodi nella nostra storia durante i quali l'uomo più si è avvicinato alla sapienza, che, ripeto, non è bagaglio di sapere, ma è svelamento del nostro essere, il renderci consapevoli delle forze universali che ci animano. Il primo periodo è quello degli Upanishad dell'antica India, intorno al VII secolo avanti Cristo, forse anche prima nella tradizione orale, il cui pensiero speculativo è stato poi portato all'apice da un altro grandissimo, sublime poema, il Bhagavad Gita, verso il primo secolo avanti Cristo. Tra queste due date, anche l'altra manifestazione sapienziale indiana, il risveglio del Buddha e il buddismo originario. Il secondo periodo è quello della sapienza dei primi pensatori greci. Parliamo del nostro Eraclito di Efeso,
di Parmenide di Elea, di Empedocle e altri nel V-VI secolo a.C., agli albori della cosiddetta filosofia occidentale. Uomini, questi, venerandi e insieme terribili, come li descrisse poi Platone. Venerandi perché suscitavano venerazione in chi li ascoltava, come fossero delle divinità. Terribili perché si staccavano dalle credenze popolari e nessuno comprendeva sino in fondo quello che dicevano. E incutevano per questo timore. Proprio Eraclito di Efeso ci dà subito la misura di cosa sia sapienza. Per chi non ascolta me, ma il Logos, sapienza è intuire che tutte le cose sono uno e l'uno è tutte le cose. Una sola cosa è la sapienza. Conoscere l'intendimento che governa tutte le cose attraverso tutte le cose. Sapienza è svelare il Logos, la trama nascosta che unisce tutte le cose ed è comune a tutte le cose, e pone colui che lo svela in una superiore consapevolezza speculativa. Il terzo periodo è quello più vicino a noi, quello della filosofia di Schopenhauer e Friedrich Nietzsche nel XIX secolo. Due uomini che hanno svegliato l'Occidente a suon di ceffoni dal sonno millenario nel quale dormiva e che si sono ispirati direttamente, proprio il primo, Schopenhauer, agli Upanishad e al buddismo, il secondo, Nietzsche, alla Grecia e allo spirito dionisiaco che nella sapienza greca, misterica, vibrava incontenibile. Dal confronto serrato con questi grandi pensatori del passato, anche profondamente diversi tra di loro, nasce la visione del mondo dell'arcipelago, che si sviluppa nel corso dei sei drammi, rendendosi però autonoma e staccata da quella dei suoi ispiratori. L'arcipelago vuole dunque essere l'inizio di un percorso verso sapienza, che stasera propongo a voi, così come i sapienti ce lo propongono. Una sfida a cui non possiamo più sottrarci. Non vi ho invitato qui stasera solamente per assistere alla chiacchierata di un autore sul proprio libro. Io vi ho invitato per cercare di scuotervi e spronarvi a imboccare una via, la via verso sapienza. E allora accettiamo la sfida e incitiamoci con le parole coraggiose di Friedrich Hölderlin. E dunque va, cammina disarmato attraverso la vita, senza pena. Sia benedetto tutto che ti accade e sii pronto alla gioia. Che potrà darti dolore, cuore, ostacolarti lungo la via per cui tu devi andare? Facciamo il primo passo verso sapienza, entrando nel cuore del primo dramma, Eraclito, che ha come centro focale il dolore che i ragazzi, protagonisti del dramma, patiscono perché avvertono l'assenza del divino. Il divino, così come le religioni lo propongono, è diventato estraneo e inavvicinabile. La loro sofferenza è schiacciante ed essi arrivano a invocare l'oblio e la follia piuttosto che vivere in un mondo, in una natura, lontani dal divino.
Sentiamoli. Ma forze audaci di Grecia, e voi tutti, generosi, grembi creatori della terra, ai nascituri, sempre, in onore alla vita, porgete un calice d'oro ricolmo d'acqua di lete. Nelle onde risanatrici bagnate i casti germogli e come sguardi di Dioniso appaccanti addormentate, in un porgere sincero e suscitatore, stendete il velo d'oblio sopra i capi infelici, lasciando al giovane vivere eternamente, eternamente, la purezza di una mite follia. E per noi, anche per noi sarebbe gioia, di nuovo, anche lontano dal divino, perché è meglio non saperlo che sentirlo assente. Meglio non saperlo che sentirlo assente, che patire la sua assenza. In una natura divenuta indifferente, priva di intimità con essi, si sentono gettati nel tempo e nello spazio e abbandonati al proprio destino. Il loro dolore diventa paradigma per tutti gli uomini. Questo è il dolore dei mortali, sentirvi assenti, dei felici. E questo fa che guardino in alto, sempre, verso i prati fioriti del cielo, gli occhi arrossati di chi è rimasto solo. Ma quella assenza, tuona Eraclito nel dramma, è dovuta alla cattiva sapienza degli uomini, delle religioni soprattutto, che ha tracciato un solco invalicabile, che è diventato baratro, è diventato abisso infondato tra essi stessi, noi, e il divino. Nelle religioni di origine biblica, ebraismo, islam, cristianesimo, che possiamo considerare l'apice dello slancio religioso dell'uomo verso Dio, si rende definitiva e irreversibile la contrapposizione tra uomo e Dio, terra, regno dei cieli, dolore, beatitudine, morte, immortalità, dove tutto il negativo appartiene alla nostra vita terrena, tutto il positivo al regno dei cieli. Il senso tragico del dramma, il dolore come conseguenza dell'assenza del divino, è dentro tutti noi, sottaciuto, che ci paralizza impedendoci di scoprire, di riconoscere, di liberare altre forze. Per superarlo dovremo innanzitutto ripensare quella contrapposizione tra uomo e divino, che abbiamo sempre accettato come verità, senza mai metterla in discussione. Friedrich Nietzsche, con la sua forza espressiva, risolve subito la questione quando fa dire al suo Zarathustra queste parole. Ma affinché vi apra tutto il mio cuore, amici, se vi fossero degli dèi, come potrei sopportare di non essere un dio? Dunque, non vi sono dèi. Bene, ho tratto la conclusione. Ma finché noi pensiamo che essi esistano, il peso insopportabile di essere altro da loro ci schiaccia. E per liberarci da esso dovremmo capire fino in fondo perché l'uomo, nei millenni passati, se lo sia caricato sulle spalle questo peso, quali motivi lo abbiano spinto, consci e inconsci. E per comprenderli, diamo velocemente uno sguardo antropologico sui nostri antenati terrestri. Ormai ne siamo convinti tutti, l'uomo è un animale.
Un animale come tutti gli altri che girano qua sul pianeta. Un pianeta sul quale, grazie a particolarissime condizioni astrofisiche, la vita ha potuto evolversi fino a questo punto. Un animale come gli altri che conosciamo. L'unica differenza egli è stato dotato dalla natura, grazie a una peculiare evoluzione, di una complessa, straordinaria funzione che comunemente chiamiamo ragione. Con la ragione l'uomo è diventato lentamente dominatore del mondo, egli manipola tutto ciò che accade. Può farlo perché ha scoperto il principio e poi elaborato il principio che lega gli accadimenti l'uno all'altro, il principio di causalità, il rapporto insomma tra causa e effetto, sia nell'infinitamente piccolo, il bosone di Higgs, sia nell'infinitamente grande, come l'espansione delle galassie. Sentiamo come lo tratteggia Sofocle, poeta tragico del V secolo, nell'Antigone, bellissimo dramma. Molte meraviglie vi sono al mondo. Nessuna meraviglia è pari all'uomo. Ha preso la parola e il pensiero, pieno di risorse, mai sprovvisto di fronte a ciò che lo attende. Ha trovato rimedio a mali irrimediabili. Solo alla morte non può sfuggire. Padrone assoluto dei sottili segreti della tecnica, può fare il male quanto il bene. L'uomo, insomma, è stato dotato di questa incredibile funzione che lo ha posto sul gradino più alto della vita nella natura. Padrone assoluto dei sottili segreti della tecnica. Pronto oggi a iniziare la conquista del cosmo. Ma. E questo ma ha un peso enorme su di lui. Perché proprio in quanto detentore del segreto della causalità, l'uomo ha visto, anzi, non ha potuto non vedere, dentro il proprio destino. Egli adesso vede la nascita, quando, secondo Plotino, veniamo gettati nello spazio e nel tempo. Vede la vita costellata da tutte le sue vicissitudini, la lotta per la sopravvivenza, e poi la vecchiaia, il corpo che decade fino a farsi spettrale, e quindi la morte, l'annientamento, la putrefazione, il farsi polvere. Questa visione è devastante e ha un nome ben preciso: la visione tragica dell'esistenza. Tanti filosofi, poeti, scrittori l'hanno descritta, a partire dai tragici greci, poi via via fino a Leopardi, a Schopenhauer, ai nostri poeti italiani del Novecento. Ma tutti noi l'abbiamo vissuta, ne siamo a contatto continuamente. Essa è condizione della nostra vita, ineludibile. E vi è una storia che fa parte della tradizione buddista che è emblematica di questa situazione. È la storia del principe Siddhartha, il futuro Buddha. Sentiamone la sintesi. Il principe Siddhartha viveva in un palazzo dorato chiuso senza contatti con l'esterno, perché il re, suo padre, non voleva che il figlio venisse a contatto con la vita reale. Egli doveva vivere di arti, compagnie, divertimenti, senza mai conoscere ciò che esisteva fuori dal palazzo. Ma un giorno Siddhartha volle capire.
e decise di uscire, di andare a vedere cosa ci fosse là fuori. E scoprì che la vita al di fuori era completamente diversa. Vide la miseria, la fame, la malattia, la vecchiaia e anche la morte. E ne rimase sconvolto, perché non conosceva nessuna di queste situazioni. Allora fuggì dal palazzo e andò a vivere in solitudine perché voleva liberare tutti gli uomini dal peso di quel dolore. Questa storia ricalca esattamente la situazione dell'uomo che attraverso la ragione scopre la visione tragica dell'esistenza. La ragione lo ha costretto ad uscire dal palazzo dorato e lo ha messo davanti alla realtà. La nostra vita animale era il palazzo dorato nel quale vivevamo, ignari di ciò che accadeva fuori. La vita da uomo, invece, pur donandoci il potere di dominare, ci immerge irreversibilmente nella visione tragica dell'esistenza. L'uomo è atterrito da questa realtà che lo vede soccombente, annientato dalla morte. E allora cosa fa? Crea Dio. L'uomo crea Dio, non come sempre pensavamo, Dio crea l'uomo e via e via e via. L'uomo crea Dio. Questo rovesciamento della verità, annunciato per la prima volta coraggiosamente dal filosofo tedesco Feuerbach, ci consente di capire esattamente la logica di ciò che è accaduto. La volontà di vita nell'uomo non accetta il proprio annientamento e utilizza la neonata ragione per cercare di superarlo, di renderlo inefficace, nullo. L'uomo cerca di sfuggire alla morte con l'unico mezzo che ha a disposizione, la ragione e la sua capacità straordinaria di creare mondi riflessi, immaginari, dove tutto è possibile, dove ogni desiderio è realizzabile, anche quello di non morire mai. Ecco dunque trovato il motivo che prima cercavamo, per il quale l'uomo si è caricato sulle spalle il peso insopportabile di essere altro del divino. Per garantire la vita oltre la morte, quel divino doveva restare lontano, doveva essere altro da noi, contrapposto al vivere terrestre. Il cristianesimo, lo sappiamo, è la religione della salvezza. Con esso l'uomo viene tirato fuori dal proprio destino per vivere una vita eterna e beata. Ce lo ricorda Sant'Agostino nella sua Città di Dio, come sia il regno dei cieli. Là riposeremo e vedremo, vedremo e ameremo, ameremo e loderemo. Questo sarà alla fine e non avrà fine. Quale altro è il nostro fine se non arrivare al regno che non ha fine? Per il cristianesimo il fine dell'uomo è questo: entrare nel regno che non ha fine. Questa scelta scellerata crea la tempesta perfetta. Si accetta cioè più dolore sulla terra per coltivare la speranza di entrare un giorno nel regno dei cieli. Questo, se vogliamo, è il vero peccato originale commesso dall'uomo, che ci ha caricato di dolore, non quell'altro,
la disobbedienza di Adamo al Dio biblico. Insomma, per le pretese dell'uomo di religione, se qualcuno ci ha gettato nello spazio e nel tempo, qualcuno deve anche tirarcene fuori. Ma torniamo al dramma. I nostri ragazzi sono soli, come noi adesso, dinanzi al loro destino. E l'assenza del divino fa precipitare il senso del vivere in un baratro di caos. Tutto questo vivere ci appare talvolta effimero e delirante come un sogno. Eppure noi lo viviamo come le tante immagini che tremano sull'acqua, staccandosi e ricomponendosi a più riprese, senza sosta, nel caos inespugnabile. Viene in loro aiuto il sapiente Eraclito, il compagno di giochi sui lastricati del tempio, colui che possiede la sapienza, il logos comune a tutte le cose, che li sprona a cercare forze nuove. Ciò che è divino tace nel fondo di ogni cosa, agisce silenzioso e assente finché l'audacia non lo porta allo scoperto. Dovrete cercarlo e snidarlo. Dentro di voi la paura lo rabbuia e nasconde, ma mai la sua presenza potrà esaurirsi o disperdersi, perché ogni cosa, morta o vivente che appaia, ne darà sempre immagine e testimonianza. Ma come potrà l'uomo liberare quel divino? Egli è consapevole del suo destino tragico. È solo. Non ha più un Dio che lo protegge, perché ha compreso che quel Dio e quel regno in cui confidava erano solo il riverbero della sua immaginazione. Cosa potrà fare per non restarne schiacciato? La risposta di Eraclito è una. Dovrà dare voce al suo essere più profondo, dove risiedono le forze universali. Dovrà, con la conoscenza, imboccare strade mai percorse, seguire, dare ascolto a quelle forze vive, a quel divino che tace nel fondo di ogni cosa, e sperimentare dentro il proprio destino atteggiamenti audaci. Subito ci aiutano le Upanishad, la grande sapienza indiana, a fare il primo passo per riportare il divino sulla terra e nell'uomo. Tat Tvam Asi. Tu sei quello. Qualunque sia questa essenza sottile, tutto l'universo è costituito di essa. Essa è la vera realtà. Essa è l'Atman. Essa sei tu. Chi vede se stesso in tutte le creature e tutte le creature in se stesso giunge al Brahman supremo, non per un'altra via. Tu sei quello è la quintessenza di tutta la sapienza upanishadica. È l'identità nell'essere, tu sei quello, tra il microcosmo, ogni cosa, noi, e l'Atman Brahman, il divino come forza reggitrice di tutte le cose e che tutte le cose pervade. Vedete come la sapienza, con poche parole, ci scaglia un fulmine nell'anima. E alle Upanishad fa eco, due secoli dopo, un altro gigante, il sapiente greco Parmenide di Elea. Tutto è essere, immobile, ingenerato, privo di fini temporali, un tutto unico,
indivisibile, identico e fisso nella propria identità, abbraccia se stesso. E così saranno tutte soltanto parole quanto gli uomini hanno stabilito, convinti che fosse vero, essere e non essere, nascere e perire, cambiamento di luogo e mutazione del brillante colore. L'apparire del fondamento. Né mai potrà crearsi distacco o frattura tra il mondo, noi, e il divino. Anzi, vi sarà sempre identità, ma per riconoscerla dovremo elevarci alla sapienza. La sapienza ci desta dunque in un mondo nuovo, ignoto prima, il mondo unico dell'essere. Ci arricchisce della consapevolezza di ciò che viviamo. Il fanciullo eracliteo che gioca con il cosmo di cui abbiamo parlato all'inizio diviene consapevole del proprio vivere. Ma ritorniamo al dramma. Il dolore dei ragazzi viene sanato dalla ritrovata presenza del divino che fa esplodere la gioia di vivere. Eraclito la svela e dichiara. India, altra protagonista, la incarna. Il divino è intorno a lei. Gli dèi, intesi come le forze creatrici della natura, la circondano. Sentiamola quando incontra i ragazzi nel tempio. Avvicinandomi al tempio, udivo parole bellissime che infuocano il cuore di chi ama. Ed anche ora che voi, compagni dolcissimi, richiamate il silenzio ad avvolgere il sacro luogo, sentite, sentite, tutto è presente, tutto è vivo intorno. Li vedete? Sono loro, eccoli, giocano, danzano i celesti. Da ogni frammento della infinita natura scaturiscono liberi a infondere la vita e tra noi si affollano impazienti, senza sospetto, rendendoci partecipi del loro immenso vivere. E poi ancora lei, India, sull'unità di tutte le cose. Oh compagni, così semplicemente parla a noi la natura, a noi nuovi nati, e dice che tutto ciò che appare slegato e lontano non è in realtà che un unico immenso vivere, ed anche nascere e perire sono solo un gioco, ma pieno di alto significato, per manifestare intatta la presenza del divino. La natura, tutta, diviene luogo della presenza del divino. Le altre divinità, il Dio biblico in particolare, create dall'uomo soltanto per sfuggire il proprio destino tragico, sono state riconosciute vane e abbandonate. Lo scriveva già Eraclito di Efeso, 5 secoli prima di Cristo. Questo cosmo non lo fece nessuno degli dèi, né degli uomini, ma sempre era, ed è, e sarà, fuoco sempre vivente, che con misura divampa e con misura si spegne. E tutte le cose contraccambio del fuoco, e il fuoco contraccambio di tutte le cose. Ma il divino, adesso, e qui voglio tutto il vostro coraggio, non è più quello salvifico delle religioni, il Dio d'amore buono e misericordioso. Adesso è fuoco sempre vivente, creatore e divoratore, che eternamente sorge e eternamente si disperde. Esso è forza, è
la volontà di vita di cui ci parla Schopenhauer, che si getta, si scatena nel mondo, nelle sue miriadi di espressioni. Questa visione del divino apre scenari impensabili prima. Tutto cambia prospettiva e anche il nostro destino, adesso, esige da noi nuova interpretazione, nuovi significati. La via verso sapienza è ancora lunga e piena di sfide, ma il dramma prosegue nei suoi accadimenti. Il popolo e le sue istituzioni colpiscono i portatori del cambiamento perché minacciano i valori tradizionali, minacciano il loro potere. Sentite come il potente Archelao parla dei ragazzi al sacerdote. Capiscimi, ti ripeto, anche tu lo vedesti. Lo spirito di quei piccoli viveva pratico dei luoghi sacri. Confidente con i sacerdoti, si chinava riverente verso i padri e i numi. E lo vedi ora, superbo. Non riconosce né dei né leggi sacre. Qualche tempo ancora e ardirà, come fecero i prepotenti, dichiararsi Dio, trascinando alla rovina questo popolo e i suoi valori. Ermodoro, legislatore che voleva portare la giustizia alla città, Eraclito, India, vengono umiliati e uccisi. Ma intanto il loro compito è stato adempiuto. I ragazzi, protagonisti del dramma, noi, l'umanità, hanno ritrovato la presenza del divino. Dentro quella presenza permane la realtà del tragico, ma permane trasfigurata, permeata, diluita nella superiore realtà dell'essere che la sapienza ci ha svelato. Le ultime parole di India dinanzi alla morte esprimono tutta la sua assolutezza. Sentiamole. Il divino è presente, compagni. Che importa ciò che accade? Anche la terribilità della morte svanisce dinanzi alla consapevolezza della presenza totale, indegradabile, dell'essere. Eccoci giunti al termine di questo primo passo verso sapienza, il più importante forse, quello che ci stacca dal passato per farci ritrovare la presenza del divino nell'uomo e nel mondo e darci la forza necessaria per affrontare il nostro destino così come esso è, senza sfuggirlo, guardandolo negli occhi, ma con i nostri occhi che brillano di una luce nuova, la luce dell'essere, la luce del divino ritrovato.